Il Ceresio è diventato una cloaca a cielo aperto. Non è un'espressione esagerata, basta aprire gli occhi e in certe zone annusare l'aria. Del resto, per dimostrare l'attendibilità di quanto affermiamo, è sufficiente fare un rapido calcolo. Lungo le rive del lago vivono in media 100.000 persone. Se, limitandoci ai residui organici, calcoliamo 200 grammi di sterco pro capite al giorno, raggiungiamo un volume annuale di 10.000 tonnellate che va a finire fra le braccia dei bagnanti. E non ci sono soltanto le feci, dimentichiamo il resto per il buon nome del turismo. Nel Golfo di Lugano la situazione è tale che chi si tuffa è coraggioso. Gran parte dei stabilimenti balneari sono installati vicino a scarichi di fogna. Qui ci troviamo a Paradiso, una delle zone più inquinate. In certi punti la trasparenza dell'acqua è di appena 20 cm. Il bagno pubblico si trova fra tre sbocchi di fogne. Il bagnante ignaro sguazza in un liquido che ha ormai poche affinità con l'acqua. In questa zona l'analisi ha accertato un record di inquinamento, la presenza cioè di 100 enterococchi ogni 10 millilitri, di 1800 batteri coliformi e di 30.000 germi per millilitro. L'Associazione Ticinese per la Protezione delle Acque è nata 2 anni fa. In questo periodo di tempo avete contribuito ad una presa di coscienza del problema. Ma ora, quali vie intendete seguire per ottenere risultati concreti? Non possiamo più limitarci a un'azione di presa di coscienza della popolazione. Dobbiamo oggi arrivare a qualcosa di concreto ed è quello che intenderemo fare. Quali possono essere i mezzi? I mezzi possono essere prima di tutto la denuncia immediata e senza mezzi termini di tutti gli inquinatori, soprattutto delle industrie che inquinano le nostre acque. Non pensiamo di chiedere nulla di impossibile né di illegale. In uno stato di diritto come il nostro, la legge deve essere uguale per tutti, pure per i pescicani. Ho portato il Picard, ho portato tantissimi personaggi per cercare di creare una coscienza ecologica nel Canton Ticino, perché quello che dicevamo noi era sempre confutato dalle autorità. Eravamo dei catastrofisti e invece noi stavamo dicendo che il lago stava morendo e ancora adesso che sono passati tanti anni non è che sia guarito, eh? Ho pensato di presentare questo atto parlamentare che è l'acqua del lago di Lugano prelevata di fronte a centinaia di testimoni. C'era presente la collega Crenbull, la nipote della collega De Rossi, i giornalisti della televisione, i giornalisti della stampa. Siamo usciti approdati casualmente sulla riva di Ponte Tresa, abbiamo visto com'è l'acqua, l'abbiamo prelevata una bottiglia e ho ritenuto che valesse la pena che tutti i colleghi e soprattutto il Consiglio di Stato prendesse visione di come è attualmente la realtà del lago di Lugano.